Bella a tutti, raga. Oggi vi faccio vedere cosa ci sta nel pacco misterioso dell'altra volta. E voilà! Il super cannone. Vi posso dire che non è per la moto mia, perché sicuramente non ci sta bene. E difatti tra poco arriva un amico mio che la deve montare sul CBF 600S. Adesso andiamo a sentire il sound dello scarico originale. Ecco. Sei contento, Martino? Decisamente. Ora andiamo a smontare. La cosa è che se la fai lì, secondo me l'anno prossimo devo portare la parte dove arrivare la colazione. Che a freddo un po' fai vuoti. Però penso che sia normale, anche se riscalda. Magari gli fai pulire i carburatori. Io devo provare pure le candele. Se no cambiare pure le candele. Quelle le cambi, le Ti conviene a candele. cambiare le Le candele le candele? vendevano l'anno scorso. Che vuol dire? Madonna, cuoce. Roberto mi ha detto un sacco bravo a fare carburazione. Molto bravo. E dice quando si prende. C'è gli strumenti, ci vuole. Allora ragazzi, cosa importante è sigillare per bene la marmitta, quindi ci mettiamo un silicone ad alta temperatura. Ecco, una volta che abbiamo montato il giunto, mettiamo lo scarico. Puliamo per bene la pasta in eccesso e procediamo a montare questo. Tanto. Ah, boh, ma è normale. Ecco, ragazzi, scarico quasi montato. Mo' provvediamo a stringerla. Adesso mettiamo la molla, una volta che è stata tirata. Questa cosa con partisacca. Sì, questo qua, la molla di sicurezza. Adesso dobbiamo tirare. Posto. Giusto che si muovono un po' così, eh? O se i telaietti che si muovono dietro il telaietto. Prima accensione MIB. Yeah.
Penso che sei contento adesso. Cavolo. Tutta un'altra cosa. Mo quando sarà pure io ce lo faccio un bel investimento. Scarico originale, no fake, perché quella è una gran cagata. Buonasera ragazzi, mi raccomando iscrivetevi al canale di Fava KK. Gas. Mm-hmm.